Ho un'altra storia da raccontarvi di Manuela e Sabrina, sempre qua in queste zone Segesta, Selinunte. Allora, Manuela, tu mi stai dicendo che hai una bambina piccola. Sì. Di? Adesso 9 anni. A 9 anni. L'hai iscritta a scuola? Sì. In qua, via, via Paravia. Via Paravia, quindi è una scuola elementare. Sì, esatto. Ok. E mi stai dicendo che sei andato in una classe, è capitato di venire in una classe dove erano tutti stranieri. Sì. Quindi sì, che non conoscevano il genitore. Nessuno parlava la lingua italiana. Lei era l'unica. Solo la mia. Sì. Ok. È capitato anche a te? No, perché io sono andata prima via perché sapevo già la situazione. Io c'ho qua in Paravia. Allora, attenzione però. Dopo alcune settimane. Sì, dopo un mese. Dopo un mese. Mese e mezzo. La maestra ti chiama e cosa ti dice? Mi dice, signora, glielo dico come mamma, col cuore in mano, cioè sposti immediatamente la bambina. Perché non sapendo la lingua devo spiegare che cos'è la matita, cioè tutte le cose basi per sapere leggere, quindi andiamo a leggere in terza elementare. Senti, quindi questa è una scuola pubblica? Sì, è una scuola pubblica. Quindi tu cosa hai fatto? A questo punto, visto che tutto comunque il distretto è così, cioè non è solo qua, tutta la zona. Quindi tutte le classi hanno questa problematicità? Sì, sì, tutte. E che cosa capita? E tu cosa fai? Sono andata a scuola privata e sto pagando la retta mensile perché sennò mi esce che non sa niente. Quindi cioè, lei è costretta ad andare a prendere la figlia, sì, iscrivere a una scuola privata, sì, che ti costa certamente un pochino. 230 euro al mese. E tu hai un lavoro? No. Tu non hai un lavoro e dovete... Sì, dobbiamo per forza pagare per forza. Allora, questa... Per dargli l'istruzione per quando manca le vite. Beh, certo. Ma il problema poi ci sarà comunque anche alle medie, perché le medie... Di tutta questa zona qui è la problematica resta uguale, esatto, elementari o medie. Perché noi come bacino d'utenza abbiamo via Paravia, che è la scuola elementare, e poi c'è la Negri, che è praticamente dove c'è lo stadio di San Siro. Però c'è, siamo le strutture sono anche belle. Certo, però il problema è... Ma il problema è quello che c'è dentro. Sì. Cioè, la maestra è anche... Quindi il personale è anche valido. Grande schiettezza, con onestà da madre, certo, le dico... mi dice la bambina ha le potenzialità, ma come facciamo? Certo. Come l'ho spostata, dopo una settimana mi leggeva e mi scriveva, cioè in prima. Va bene, queste sono le storie che tante volte in qualche modo avevamo raccontato quando eravamo in televisione, e riprenderle anche in una chiave amministrativa e politica serve, in modo che quando sentite parlare sempre di temi di immigrazione ed altro, i risvolti, le ricadute sono queste.